Google ha finalmente lanciato Space in Italia. Sì, ma che diavolo sono questi Space? O non c'era già Google Plus? O MySpace non è morto perché non ha fatto successo? Boh, scopriamo insieme che cosa sono questi Space in questa video recensione, video panorama. Lanciato ufficialmente nella giornata di ieri, Google Space arriva anche su piattaforma Android e iOS. Si tratta di un'applicazione ben fatta, realizzata con una grafica pulita, material design, con questa onda molto carina nella parte inferiore della navigation bar, che permette appunto il controllo e la gestione delle community o comunque degli spazi. In questo caso io ho due spazi e vengono infatti visualizzati all'interno della home page tutti gli spazi in cui noi siamo iscritti o comunque in cui noi partecipiamo. Bisogna ricordare che gli space sono ancora abbastanza criptici, infatti non è chiaro a cosa servono esattamente, non è chiaro quanto in realtà siano delle estensioni delle cerchie di Google o comunque sia delle, diciamo, alternative alle cerchie di Google Plus. Va detto che Google Space è uno dei pochi social, se vogliamo chiamarlo così, ma in realtà è forse un nome non appropriato, che permette l'interazione e la partecipazione senza alcuna iscrizione. Infatti non è necessario iscriversi, non è necessario fare alcun login, tutto viene automaticamente riconosciuto, chiaramente verrà riconosciuto il nostro account Google e non dovremo in pratica iscriverci, non dovremo fare attendere nessun commento in approvazione, tutto sarà automatico. Come vedete, in questo caso io sono entrato in uno space che ho creato così per provare, in cui tanti utenti hanno già iniziato a commentare e io non ho alcun controllo dei commenti, quindi questi commenti vengono inseriti senza alcun filtro e direttamente all'interno dello space e all'interno della conversazione dello space. In questo caso la conversazione è un po' provocatoria: a cosa servono questi space e qual è la loro funzione. Qui vedete appunto il titolo, cliccando sul nome e sul messaggio viene caricato l'ultimo messaggio e facendo uno swipe dal basso verso l'alto si entra nella conversazione, viceversa dall'alto verso il basso si rientra nel topic della discussione. Nella discussione è possibile andare a vedere alcune impostazioni, non sono presenti moltissime funzionalità, cioè per esempio non posso andare a citare il messaggio, non posso citare la persona, non supporta nessun tipo di at e quindi di commento, supporta comunque l'inserimento di immagini, la possibilità di accedere alla fotocamera per scattare le foto, è possibile andare a inserire delle immaginine, delle piccole animazioni anche abbastanza carine, oppure andare a inserire link direttamente tramite questa ricerca che permette appunto la condivisione di qualsiasi tipo di link. Come vedete ogni conversazione è separata e in questo caso, in quest'altro space abbiamo varie conversazioni, possiamo accedere, come vedete in questo caso ho cliccato direttamente sul link che è presente in questa conversazione, mentre se io invece clicco nella parte più a destra entro nella messaggistica e quindi nelle varie scambio di opinioni tra le persone. Posso creare un nuovo space, questo space può essere tranquillamente personalizzato, posso andare a personalizzare sia lo spazio tramite l'inserimento di un'immagine personale, sia andare a cambiare il nome oppure cambiare il colore. È possibile eliminare lo spazio, disattivare le notifiche o ancora andare a personalizzare appunto ulteriormente questa sezione. Tutti, come detto prima, possono commentare all'interno di un topic. Io posso andare a inserire qui, come vedete, un nuovo contenuto, posso andare direttamente su YouTube, posso inserire per esempio un video e posso andare ad aggiungerlo al mio spazio. Ecco che qui avrò creato una nuova interazione, una nuova pubblicazione dove c'è il confronto di video. Cliccando sul link apro direttamente il video e come vedete qua c'è la vista conversazione, perché in pratica mi si apre all'interno della stessa applicazione. Posso tranquillamente gestire
il tutto in punta di dito, e quindi come vedete l'applicazione è effettivamente fatta bene, e tra l'altro è un'applicazione che ha una grafica ancora più moderna, ancora diversa rispetto al, diciamo, alle linee guida di Google, ma che a me sinceramente piace particolarmente. Ci sono poi, come vedete, notifiche. In questo caso è arrivata una notifica, il nostro amico Francesco ha scritto un commento in tempo reale, avete visto anche la notifica. Sei in video, vedete, posso rispondere velocemente e posso anche andare a inserire per esempio un'immagine, e come avete visto non c'è alcun filtro, al di là che io sono amministratore, però come vedete lui può commentare senza alcun filtro. Ora, la mia linea ADSL è particolarmente lenta in upload, però prima o poi l'immagine arriverà, eccola qua. Come avete visto da questo video, battute a parte, Google Space non è ancora chiaro che cosa sia. Non è un social network, non è una community, è uno spazio, sono tanti spazi, è un contenitore di spazi, potremmo chiamarlo, in cui gli utenti possono creare delle macro tematiche e creare appunto dibattiti, discussioni. Non c'è alcun filtro, ancora le possibilità sono piuttosto limitate, l'applicazione è ben fatta, il sito web è altrettanto ben fatto, però la domanda è: avrà futuro? Sarà un ennesimo progetto lanciato da uno stagista che magari è arrivato all'attenzione dei big Google, oppure avrà un futuro reale? Ai posteri, larga sentenza.